L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, apriremo con la notizia tanto attesa in questa giornata. Il Consiglio dei Ministri ha infatti da poco deciso di prorogare l'utilizzo della mascherina FFP2 a bordo dei mezzi pubblici fino al prossimo 30 settembre. Poi andremo al terremoto del 2017 a Casamicciola con Arnaldo Ferrandino, consigliere comunale, che dice ok all'ordinanza di Legnini, ma intanto bisognerebbe indagare sui soldi che sono stati sprecati per la messa in sicurezza. Con il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, parleremo poi dei collegamenti eccezionali dei trasporti, soprattutto marittimi, tra le isole e la terraferma. Di sport e turismo, binomio vincente, ce ne ha parlato Franco Porzio, imprenditore attualmente a Sant'Angelo. E alla fine il concerto atteso di Gigi D'Alessio di dopodomani in Piazza del Plebiscito a Napoli. Uno come te è stato presentato questa mattina alla stampa per celebrare i 30 anni di carriera. Ascolteremo cosa ci ha dichiarato. Di questo e altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ritrova la tua immagine. Ora puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaria. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, su Tele Ischia, canale 89 del Digitale Terrestre, alle 22.45, segui Weekend Dance, la TV degli eventi, e la domenica, il meglio di Weekend Dance, alle 22.45, su Tele Ischia, canale 89 del Digitale Terrestre. Weekend Dance.
Re Ferdinando. Una scelta di prestigio per cerimonie, matrimoni, eventi. Hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure per illuminare il tuo giorno più importante. Hotel Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Pubblicità Media and Service, buono pubblicità, agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Terremoto, dopo l'ordinanza si indaghi sui soldi sprecati. Il consigliere di opposizione di Casamicciola, Arnaldo Ferrandino, saluta con favore il documento che avvia la ricostruzione, ma punta il dito sulle spese poco chiare dell'emergenza. Per le isole, trasporti e collegamenti eccezionali, il sindaco di Procida Ambrosino sottolinea l'attenzione della regione che ha incrementato le corse per le isole del Golfo nella fascia serale. Ischia, sport e turismo, binomio vincente, l'isola merita di essere rilanciata nel panorama internazionale, lo sostiene da Sant'Angelo l'imprenditore ed ex pallanuotista Franco Porzio. Uno come te, Gigi D'Alessio, celebra i 30 anni di carriera, presentato alla stampa l'evento di Piazza Plebiscito a Napoli che già segna il sold out. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telischia. Dunque, lo dicevamo nell'anteprima, è arrivata finalmente la notizia tanto attesa di questa giornata che segnava lo spartiacque tra il prima e il dopo all'interno dell'uscita dalla pandemia di coronavirus. Infatti il Consiglio dei Ministri ha approvato qualche minuto fa il decreto che predispone la proroga al 30 settembre dell'utilizzo delle mascherine FFP2 a bordo dei mezzi pubblici di trasporto, ma anche nelle strutture sanitarie. Infatti l'obbligo dell'uso delle mascherine sui mezzi pubblici di trasporto è compreso anche nelle RSA e nelle strutture sanitarie, ma sono esclusi gli aerei. La cronaca: una persona ha perso il controllo di sé ed è andata su tutte le furie prendendo di mira il negozio Arredo Bagno Pisani. Solo per puro caso nessuno si è fatto nulla. È successo nel pomeriggio ad Ischia in via Michele Mazzella, all'altezza della falegnameria Delizia, poco più su dell'autoparco dell'EAV. Dall'esposizione di mattonelle e ceramiche, il 35enne, già noto per le sue problematiche, ha prima divelto un giglio in ferro, di quelli utilizzati a margine del marciapiedi, e lo ha lanciato sulla carreggiata. Successivamente ha preso una grossa mattonella mandandola in frantumi. Nessuno è rimasto colpito, ma gli abitanti della zona hanno provveduto immediatamente ad allertare polizia, carabinieri e 118, che poi sono giunti sul posto per sedare la situazione. Alcuni giorni fa, nell'area di San Vito a Forio, è stata salvata la vita a un turista grazie all'utilizzo immediato di un defibrillatore che era presente in zona, un intervento provvidenziale effettuato da un medico di passaggio in vacanza sulla nostra isola, che ha evitato che questa storia potesse avere una fine tragica. Il comune di Forio è tra le realtà territoriali definite cardioprotette, in quanto vi sono in varie aree del territorio postazioni con defibrillatori pronti all'uso in caso di emergenza, ha dichiarato il consigliere delegato dottor Mimmo Loffredo, che è promotore insieme all'amministrazione del Deo dell'adesione al progetto Comuni cardioprotetti. I defibrillatori sono dispositivi salvavita che permettono di agire immediatamente in caso di malori in strada come quello di cui si è trattato in questa occasione. Mi auguro, dice ancora Loffredo, che queste tipologie di iniziative vadano implementate ed affiancate anche da ulteriori e importanti corsi di formazione rivolti agli operatori presenti nella zona, ma anche alle forze dell'ordine che operano sul territorio. A Casamicciola il consigliere comunale di opposizione Arnaldo Ferrandino, dopo la conferenza del commissario di governo Lenghini, ha mostrato di aver apprezzato l'ordinanza per la ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto del 2017, anche se Ferrandino non ha evitato poi di lanciare ancora una volta qualche stilettata alla precedente gestione della situazione dell'emergenza con le tante messe in sicurezza. Sentiamo. Dunque l'ordinanza c'è. Però evidentemente ci sono ancora delle perplessità se i cittadini terremotati continuano a fare delle domande precise e puntuali all'indirizzo e della regione e del commissario Legnini. Arnaldo Ferrandino, in sintesi, che cosa ancora non mi convince?
No, io sono convinto su tutto, perché dopo 5 anni di immobilismo totale, anzi di palese boicottaggio alla ricostruzione seria, mi sembra che ci sia stata una chiara inversione di tendenza. Oggi sentivo parlare delle problematiche relative alla demolizione e ricostruzione e delle problematiche connesse appunto alle macerie. Vorrei ricordare che 5 anni fa, quando sono stati messi in sicurezza degli evidenti obbrobi che dovranno oggi essere demoliti, a chi diceva che state facendo? Si rispondeva che bisognava fare necessariamente così, bisognava spendere, buttare i soldi, ma soldi veri, per mettere in sicurezza non si è capito bene cosa, e oggi abbiamo il problema contrario. Ovviamente tutte queste cose non vengono dette in questa sede, perché continuare a fare polemiche sulle vecchie questioni è inutile. Però c'è stato uno spreco enorme di soldi e vorrei capire se prima o poi qualcuno comincerà a fare una serie di indagini su questi soldi buttati dalla finestra. Torniamo all'ordinanza. Abbiamo visto come ci sia un costante appello ai cittadini a presentare i progetti. Era un problema evidentemente economico. Tu pensi che con quello che è stato anche sancito economicamente parlando da questa ordinanza, ciò smuoverà i cittadini a presentare i progetti? Ma se i cittadini non presentano quantomeno la richiesta di contributo, che come diceva sempre il commissario Legnini, non è una cosa complicata fare una stima di larga massima, e anche su questo sono state fatte polemiche negli anni pregressi come se fosse una cosa complicatissima, non si deve fare una stima dei danni, dicevo così. Quindi se le persone non fanno la richiesta, la ricostruzione da dove deve cominciare? Quindi se si fa la richiesta, si fa la stima dei danni finalmente dopo 5 anni, è possibile anche chiedere al Parlamento, al Governo, di stanziare nella prossima legge di bilancio i fondi necessari, partendo dal presupposto che già ci stanno 100 milioni da 5 anni e si trovava via di spenno. Però si è detto non bastano. Però hai sentito quando dicevano magari si riuscissero a spendere questi 100 milioni subito? È chiaro che non bastano, già 5 anni fa si era fatta una stima che ci volevano 500-600 milioni. 5 anni fa fu fatta la stima che ci volevano 500-600 milioni. Oggi è evidente che 100 milioni non bastano, ma se non siamo stati capaci neanche di spendere 100 milioni in 5 anni, di che parliamo? Restiamo a Casamicciola, dove il presidente Nunzio Apiro ha convocato il Consiglio Comunale per domani 16 giugno in prima convocazione, per venerdì in seconda convocazione sempre alle 18.30 nei locali del Capriccio in Piazza Marina. All'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario dell'ente del 2021, l'approvazione del documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024, la verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie, l'approvazione del bilancio di previsione e ancora l'approvazione del regolamento per l'installazione e la localizzazione delle infrastrutture di comunicazione ed antenne per la telefonia mobile ed infine il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Elezioni ad Ischia con 448 voti ottenuti nella lista Insieme per Ischia, il geometra Paolo Ferrandino è stato rieletto consigliere comunale nel gruppone di maggioranza con il sindaco Enzo Ferrandino. Con poche parole, Paolo Ferrandino esprime un doveroso e sentito ringraziamento a tutti quelli che lo hanno onorato con il proprio voto domenica 12 giugno. Il vostro voto significa per me un impegno verso ognuno di voi ed una responsabilità nel rappresentarvi tutti e nell'essere la vostra voce, conclude nel suo messaggio. Al convegno L'Italia in Movimento alla scoperta del Mezzogiorno, che si è tenuto a Napoli, a Castel dell'Ovo, era presente anche il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, che ha sottolineato l'importanza per le isole del Golfo di trovarsi vicino ad una grande città come Napoli ed ha parlato anche dei collegamenti, soprattutto quelli marittimi, per i quali si impiega poco tempo a raggiungere le località oltre mare. Ascoltiamo Ambrosino. Un convegno organizzato da Alis per parlare di trasporto, infrastrutture e logistica per lo sviluppo del sud, presente anche il sindaco di Procida Ambrosino. Sì, è una grande opportunità per fare una riflessione sulla direzione di marcia di tutta la classe dirigente, che come sappiamo bene non è solo l'istituzione politica ma anche tutti gli imprenditori che devono remare tutti nella stessa direzione. Per quanto ci riguarda ci sono investimenti importanti da parte della regione Campania, per esempio sui trasporti marittimi, che ci ha offerto la possibilità di collegamenti anche notturni con Procida, con l'isola d'Ischia, che consente di poter godere del programma degli eventi di Procida Capitale anche rientrando in città, quindi collegamenti notturni
dopo le 20 della sera, sia per la terraferma, per Napoli, per Pozzuoli, per l'isola d'Ischia, dimostrazione della grande attenzione con cui la Regione ha voluto approfittare di questo appuntamento di Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Le infrastrutture sono importanti per sviluppare il Mezzogiorno, a parte il porto chiaramente, che è il collegamento più importante per le isole, ma per voi è importante anche che funzionino le strade, le autostrade, l'aeroporto e la ferrovia per arrivare poi da voi tramite il porto. Noi abbiamo il grande vantaggio di essere una piccola isola a pochi minuti, tutto sommato, da una metropoli che comunque è ben collegata con tutto il mondo. Chiaramente nella direzione degli investimenti si deve sempre migliorare, però non dimentichiamo mai che Napoli ha un aeroporto, ha un collegamento a alta velocità, la stazione ferroviaria, e insomma è una metropoli collegata con tutto il resto del mondo, e ci vogliono 45 minuti per arrivare sull'isola di Procida, poco di più per andare a casa. Capri o a Ischia. Questa è una situazione eccezionale, perché tutte le altre isole d'Italia non ce l'hanno questa opportunità. Avere la possibilità di far venire da Parigi in un paio di ore sull'isola di Procida, sull'isola di Capri, dei turisti è una cosa eccezionale che abbiamo solo noi, quindi possiamo solo rallegrarci per questa grande occasione e sottolineare che è importante migliorare sempre queste infrastrutture, come state per l'alta velocità, tutto ciò che verrà nella direzione di nuovi investimenti ha tutto il nostro sostegno. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è tornato a parlare della centralità del porto cittadino dal punto di vista economico, non solo per la città stessa, ma anche per il commercio all'interno del Mar Mediterraneo. Sentiamo. Io penso che oggi parlare di sviluppo di Napoli significa parlare di sviluppo del Mediterraneo e di una nuova centralità del Mediterraneo allargato rispetto alle politiche europee, anche alla luce della guerra e della crisi energetica. Quindi il ruolo di Napoli diventa sempre più centrale e il ruolo della logistica, della navigazione e di tutti gli strumenti di trasporto diventano anch'essi centrali rispetto a un ripensamento di quelle che sono state anche le direttrici principali, ma anche le nuove necessità in una logica euromediterranea. Senta, ma chi dice che i fondi del PNRR non sono sufficienti per il Mezzogiorno? Lei che cosa pensa? No, io dico, i fondi del PNRR ci sono e noi li utilizziamo con grande piacere, però se ci illudiamo che con questi fondi riusciamo a superare dei divari che sono dei divari storici, soprattutto per quello che riguarda le dotazioni infrastrutturali, questo diventa un'illusione. Quindi questo dei fondi del PNRR rappresentano un passo di un percorso che deve essere condotto ancora in maniera robusta da parte dell'Europa e del governo italiano per fare in modo che il Mezzogiorno recuperi quella centralità anche infrastrutturale di cui ha bisogno l'Italia. In termini di infrastrutture sicuramente noi dobbiamo completare gli investimenti sul trasporto, abbiamo necessità di recupero urbano perché abbiamo tante aree sia nella zona occidentale che nella zona orientale che possono essere delle aree importanti per un nuovo sviluppo della città, poi chiaramente abbiamo quegli investimenti anche privati di cui abbiamo necessariamente bisogno per rafforzare le infrastrutture turistiche, le filiere produttive, ma anche le infrastrutture sociali che debbono consentire di ridurre i divari ed avere maggiore coesione sociale, che è un elemento fondamentale per avere una crescita sostenibile. Il porto, ci sono dei progetti in campo? Ma sul porto noi sicuramente, per quello che riguarda le competenze comunali, noi rafforzeremo tutta la connessione tra il porto, che è la porta d'ingresso della città, e il sistema di trasporto cittadino, quindi col completamento di piazza Municipio e quindi dell'asse di accesso al nodo delle metropolitane, con il potenziamento e con l'apertura e il potenziamento del Molo San Vincenzo, che speriamo nelle prossime settimane di poter formalizzare l'ultimo step dell'accordo con la difesa e quindi poter poi rilanciare quel pezzo di città che per noi è molto importante. Poi chiaramente supporto significa anche logistica, significa shipping, quindi significa sviluppo nell'area est e anche rafforzamento delle infrastrutture di connessione con il retroporto e quindi con la zona degli interporti, che è un tema annoso di cui si discute da decenni, che credo sia arrivato il momento per poter trovare una soluzione definitiva. Il Rotary Club Isola d'Ischia ha partecipato al progetto indetto dal distretto Rotary Un mare senza plastica, che prevede una campagna di sensibilizzazione per l'eliminazione della plastica dalle acque del Mediterraneo. Ha come finalità la soluzione al problema dell'inquinamento da plastica dei mari, dei fondali e delle coste, che potrà essere raggiunto con iniziative locali per la pulizia dei corsi d'acqua, delle coste e con campagne di sensibilizzazione tra la cittadinanza. Per questo il Rotary Club Isola d'Ischia
invita gli operatori balneari e anche gli amici, la cittadinanza, a partecipare a questa manifestazione che si terrà sabato prossimo alle 18.30 presso il parco termale Olympus sulla spiaggia dei Maronti, dove saranno consegnati gratuitamente 12.000 bicchierini di carta a tutti gli operatori presenti. Coronavirus, i due anni di pandemia non hanno certo portato benefici al settore nautico, come del resto anche l'attuale guerra tra Ucraina e Russia. Delle difficoltà del comparto ha parlato l'amministratore delegato della Grimaldi Lines, Emanuele Grimaldi. Sentiamo. Diciamo, anche in questo momento io mi preoccupo un po' per la grande responsabilità, perché è un momento molto molto difficile, sia perché tutti sappiamo che, insomma, voglio dire, questa pandemia ha creato grandi problemi soprattutto ai marittimi di tutto il mondo, sono oltre 2 milioni di lavoratori che hanno vissuto un periodo terribile. Si immagini che uno non può tornare nella propria casa perché sono stati sospesi tutti i voli. Pensa a tutti quei filippini che volevano tornare nell'estremo oriente, o indiani che non potevano tornare perché i voli non esistevano più e quindi quasi incarcerati sopra le navi che non potevano scendere. Spesso addirittura gli ospedali nei paesi non li ricevevano quando avevano le malattie o altre, se avevano il Covid o altre cose. Quindi veramente hanno vissuto una stagione terribile. Poi a questo si aggiunge adesso il conflitto, che ovviamente ha gravi ripercussioni per noi, sia dal punto di vista del costo del petrolio e del gas, che sono aumentati in maniera enorme, ma poi ci sono anche altri grandissimi problemi, per esempio la chiusura dei porti, le sanzioni, bisogna fare attenzione, insomma, di non incorrere in sanzioni per il trasporto per conto. Quindi è un mondo ancora più complesso di sempre. E poi si aggiunge il problema che noi dobbiamo fare una grande rivoluzione dal punto di vista ambientale. Questa grande rivoluzione dal punto di vista ambientale vuol dire usare nuovi carburanti ed avere navi con nuovi motori. Pensi che cosa può voler dire sostituire 90.000 navi che trasportano il 90% del carico che si trasporta nel mondo, nel nostro pianeta, e in un periodo di tempo ragionevole, che noi stessi armatori, alzando tutti i livelli di ambizione superiori a quelli dei nostri regolatori, le Nazioni Unite e dell'AIMO, abbiamo ritenuto che sia il 2050, cioè di raggiungere questo obiettivo di emettere zero emissioni di carbonio entro, di anidride carbonica, entro il 2050. Ed ora, a proposito del coronavirus, il consueto bollettino aggiornato dei contagi in questa giornata. In Italia i nuovi positivi sono 31.885, i guariti invece sono 32.758, 48 i nuovi deceduti, aumentano i ricoverati nelle terapie, in terapia intensiva sono 6 in più, mentre sono 19 in più i ricoverati con sintomi. Per quanto riguarda la situazione in Regione Campania, oggi sono 2.876 i positivi su 15.445 test eseguiti. Non ci sono deceduti in Campania nelle ultime 48 ore, i posti letto occupati diminuiscono, sono appena 15 ad oggi i posti letto occupati in terapia intensiva, mentre sono 299 quelli occupati di degenza. Osteonet 2.0, osteoporosi in Campania, l'importanza di un'efficace prevenzione, il tema del convegno che si è tenuto in regione unendo diverse discipline mediche per la lotta alla osteoporosi, una malattia che colpisce in maggioranza donne, soprattutto anziane, per i quali le conseguenze legate alle ossa possono essere letali a causa di cadute ma anche di fratture. Ascoltiamo quindi Anna Maria Colau, che è professoressa ordinaria di patologia neuroendocrina dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Professoressa Colà, oggi un convegno ospitato nei locali della Regione Campania sull'osteoporosi, una materia importante che riguarda soprattutto le donne. Sì, 7-1 donne verso uomini, però va detto che la principale causa di morte è la frattura osteoporotica nella persona anziana. Per cui questo vuol dire che noi dobbiamo migliorare molto sulla parte della prevenzione, già quando si è più giovani, e del trattamento, quando già si è, diciamo, fatto un piccolo percorso di vita. Siamo qui proprio per testimoniare l'importanza della multidisciplinarietà. La gran parte delle forme osteoporotiche sono di natura secondaria a patologie croniche, secondaria a endocrinopatie, secondaria a farmaci. Quindi dal medico di famiglia allo specialista,
che vede una persona con sospetto osteoporosi va fatta attenzione, perché non va sottovalutato il danno grave che viene da frattura osteoporotica. Purtroppo una volta fatta la frattura recuperare è più complicato, quindi sarebbe molto molto preferibile che tutti si facessero fare una valutazione per sapere lo stato di salute delle ossa e nell'eventualità si cominciasse un po' di integrazione o di trattamento. C'è un'età in particolare a partire dalla quale bisogna fare questi controlli? Allora, intanto si consiglia a tutte le donne post-menopausa, perché dopo la menopausa, perdendo il vantaggio degli estrogeni, le ossa diventano più fragili, quindi tutte le donne nella post-menopausa. Ma io darei anche come suggerimento a tutti i soggetti che hanno patologie croniche anche nell'infanzia o nell'adolescenza, per esempio tutti gli affetti da patologie croniche intestinali, rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn, o altre patologie autoimmunitarie importanti, lupus, artrite, sono tutte malattie che, avendo una infiammazione cronica di basso grado, creano un'alterazione del metabolismo dell'osso. Quindi, oltre le endocrinopatie, l'uso di cortisonici o di farmaci anticoagulanti, ricordiamo anche che tutti coloro che sono esposti a malattie croniche sarebbe opportuno che facessero anche una valutazione dello stato di salute dell'osso. Professoressa, lei è molto presente in tutti gli eventi dedicati alla salute, ha in programma di organizzare qualcosa anche sull'isola di Ischia? Certo, verrei con molto piacere e mi aspetto di avere una collaborazione con l'ospedale, naturalmente, perché tutte le iniziative a favore della salute della popolazione devono essere incentrate sui miei colleghi che hanno una presenza costante lì sull'isola. Il 23 giugno, quindi tra poco più di 10 giorni, apriremo un grande evento in Piazza Municipio per la salute delle donne, come cattedra UNESCO, e mi auguro di poterne fare, come dire, uno spin-off di questo progetto anche sull'isola di Ischia. Nell'ambito del premio Ischia di giornalismo, in programma il prossimo 1 e 2 luglio, sarà consegnato il premio Ferrovie dello Stato per la comunicazione territoriale, assegnato quest'anno alla TGR della RAI. La giuria ha riconosciuto l'attenzione dedicata alle tematiche dei territori legate alle infrastrutture, alla mobilità di persone e merci e alla rigenerazione urbana. Il premio Ferrovie dello Stato sarà consegnato al direttore della TGR RAI, Alessandro Casarin. Lo storico Carnevale di Monterone è stato iscritto tra gli elementi immateriali campani. Con decreto dirigenziale numero 467 del 9 giugno, infatti, la Giunta regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo, Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali, ha iscritto nell'inventario degli elementi culturali materiali campani, secondo i parametri della Convenzione UNESCO, lo storico Carnevale di Monterone nella sezione Celebrazioni. Il calcio, tanti campioni del passato del calcio Napoli si sono ritrovati sull'isola d'Ischia per partecipare ad un evento organizzato dal Club Napoli Isola d'Ischia, ad ospitarli anche il Parco Termale Tropical di Sant'Angelo, gestito dalla leggenda della pallanuoto Franco Porzio. Vediamo i servizi. Franco Porzio, l'acqua delle tue piscine è blu, però oggi si colora d'azzurro un po' con tutto il Tropical. Sì, diciamo che l'acqua è chiara, quindi oggi al Tropical mi ha fatto enormemente piacere accogliere soprattutto dei miei amici, che poi sono amici sportivi, che hanno fatto la storia del calcio a Napoli vincendo scudetti, oppure la presenza di Beppe Savoldi, che è un idolo da sempre di tutte le generazioni di tifosi napoletani. Quindi oggi ci siamo incontrati per una giornata di relax nel Parco Termale Tropical. Alcuni di loro non conoscevano neanche Sant'Angelo, sono rimasti veramente colpiti dalla bellezza del posto e dal parco. Quindi io, come ho sempre detto sin dall'inizio, l'apertura di questo parco deve essere soprattutto un momento di relax per tutti, ma soprattutto io vorrei far sì che questo parco potesse accogliere un po' gli sportivi che hanno fatto la storia dello sport italiano, ma non solo perché hanno vinto, ma anche perché sono uomini di valore. E poi, come ho sempre detto dall'inizio, parlando con Gianni Sasso, che lui è un po', diciamo, lo sportivo per antonomasia di quest'isola, che se vogliamo fare delle cose insieme, il Parco Termale Tropical è aperta a qualsiasi soluzione, soprattutto per lui, per tutto quello che si vuole fare. Possiamo dire sport e turismo, binomio vincente. Sì, diciamo Ischia è turismo e noi vogliamo far sì che sia anche una vetrina per lo sport, ma soprattutto sia un riflesso su quest'isola, perché quest'isola merita, perché è molto bella e bisogna far sì che tutto questo possa far splendere quest'isola, per far capire ai turisti
che qua si sta bene, che qua è un posto meraviglioso, c'è tutto, si mangia bene, c'è il mare bellissimo e quindi ci sono i parchi termali dove ti puoi veramente riservare dei momenti di relax, quindi c'è un po' tutto, quindi noi cerchiamo di dare il nostro contributo per il rilancio di quest'isola. Chi non verrebbe a Ischia? Ormai mancavo da 10 anni e quindi quando mi hanno fatto questo invito qui ho accettato subito. Ischia insomma merita, è un paese straordinario. Ischia, ti dico, l'anno prossimo torni ad Ischia con il Napoli che vince lo scudetto, un sogno. Io me lo auguro, perché poi la prima cosa quando atterro qui a Napoli c'è sempre grande riconoscenza per il passato e io devo sempre ringraziare Napoli, Ischia, perché la prima cosa che mi dicono è i calciatori come voi non ci sono più. Sì, è cambiato qualcosa, però ecco, noi eravamo veramente dei campioni e uno più di tutti si chiama Diego Armando Maradona, che purtroppo un anno fa ci ha lasciato e quindi è stata una grandissima perdita, però io mi auguro che il Napoli insomma al più presto possibile possa dare una gioia a questa meravigliosa, diciamo, popolo napoletano e anche ischitano. Me lo auguro, io ripeto, sono sempre tifoso del Napoli e quando vince il Napoli io sono felice. Grazie. Continua ad Ischia in questi giorni Storie, archeologie e narrazioni, che ieri ha coinvolto bambini e ragazzi grazie all'iniziativa di lettura in riva al mare Racconti da mare. In serata per la sezione mediterranea è intervenuto il critico e storico d'arte Maurizio Vanni sull'argomento la museologia del presente, lanciando interessanti stimoli di riflessione sull'attuale figura dei musei e di come è possibile valorizzarla. Oltre 3 ore di musica per raccontare una carriera di 30 anni coronata da tanti successi e dall'affetto del pubblico. Tutto questo sarà Uno come te, 30 anni insieme, il concerto evento con cui Gigi D'Alessio festeggerà l'importante traguardo della sua carriera musicale in Piazza del Plebiscito a Napoli. L'evento è stato presentato questa mattina alla stampa. Vediamo. Sarà più un giorno in cui sei responsabile ancora di più per il tuo pubblico, oppure ormai sei sciolto come se stessi in famiglia? No, no, per me io metto sempre tutto in discussione. Io credo, qui io sono un uomo che canta, ma l'ho sempre detto, no? Perché io mi piace essere rispettato come persona, non è che se sei famoso viene rispettato, se non sei famoso. Anche chi fa l'idraulico, chi fa il muratore, sono persone e quindi bisogna rispettare prima le persone e poi quello che rappresentano. Io sarò in questa piazza, canterò per la mia gente, ma perché è l'uomo che fa il cantante. Io sono il manager di me stesso fondamentalmente, l'ho fatto bene perché ho fatto le mie scelte. Quando erano medaglie mi sono preso le medaglie, quando non erano medaglie non mi ha svegliato niente. Quindi la cosa fondamentale è che io sono riuscito a mettere insieme tutte, vi assicuro ragazzi che è stata la cosa più difficile, nemmeno i cantanti, la musica è stata la cosa più semplice, mettere insieme tutto, tutte le strutture, non è stato facile. Gigi, c'è tanti soldi, ultima domanda, scusate, l'avevo già fatta. Dobbiamo aspettarci uno show, Gigi. Lo show sì, 3 ore e un quarto, mi sembra più che uno show, quindi saranno 2 giorni meravigliosi. E niente, soprattutto vedi anche mettere insieme la solidarietà, quindi se mettete tutti i tasselli è qualcosa di meraviglioso per questa città. Io amo qua ed è giusto portare qua questo. Sono ingranaggi giusti che stanno bene soprattutto a noi, però tu prima hai detto una cosa importante Gigi, perché tu vorresti il miglioramento della nostra città, è normale che con la tua musica riesci a collaborare e soprattutto abbatti quelle barriere architettoniche per far sì affrontassi un altro mondo. Io vorrei che non fosse tutto difficile da poter fare, cioè in altre città del nord Italia, del centro, si fa tutto molto più semplice, senza ostacoli. Qui bisogna veramente fare tanto, allora dico, pure un'organizzazione vuole fare un evento a Napoli, magari dice no vabbè noi ce andiamo da un'altra parte perché facciamo prima, allora io invece, pure a me mi hanno proposto, dico guarda andiamo che ne so all'Arena di Verona a farlo, abbiamo già tutto pronto, io ho detto no ma non è giusto, a me piace venire a cantare all'Arena di Verona, ci ho cantato, ho fatto il sold out all'Arena di Verona. Però è la mia festa e la voglio fare a Napoli, ho detto alla RAI se volete venite voi a Napoli e finalmente ci sono riuscito, insomma questo è un poco questo è il senso. Mi piacerebbe che si facessero più cose a Napoli perché quando si fanno questi eventi arrivano gente da tutto il mondo.
E dopo Gigi D'Alessio, prima di chiudere, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovasche. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovasche. Chiudiamo qui, noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.